Cornini, questa sera leggiamo le fantafiabe di Louis e Sophie. Facciamo una storia ogni mercoledì. Questa sera iniziamo con Sophie e la bestia. C'era una volta una ragazza tanto bella quanto dolce. Il suo nome era Sophie. E viveva in un piccolo villaggio con il padre Maurice, uno strambo inventore. Un giorno egli decise di partire per presentare le sue invenzioni a un'importante fiera. Che cosa posso portarti in dono? Chiese alla figlia. Solo una rosa, papà. Sai che le adoro, rispose lei, abbracciandolo forte. Maurice partì a bordo del suo calesse e Sophie sospirò. Le sarebbe piaciuto molto accompagnarlo. Lei, infatti, era diversa dalle altre ragazze, che la consideravano strana e non la capivano affatto. Aveva molti corteggiatori, ma li rifiutava tutti, perché sognava l'amore vero e nessuno dei ragazzi del villaggio le sembrava la persona giusta. Qualche giorno dopo, Maurice era già sulla strada del ritorno e stava attraversando una cupa foresta. La fiera non era andata bene, ma il pensiero di rivedere Sophie lo riempiva di gioia. Ora devo trovare il dono che mi ha chiesto, pensò, e proprio in quel momento notò un cespuglio di rose che spuntava dal cancello di un grande castello abbandonato. Felice per quell'occasione inaspettata e convinto che la dimora non fosse abitata, Maurice scese dal calesse, aprì il cancello e colse una bella rosa rossa per Sophie. Ma all'improvviso un'enorme ombra minacciosa si avventò su di lui, afferrandogli un braccio. Ladro! Quelle rose sono mie! Tuonò una voce profonda che incuteva terrore. Qualche ora dopo scoppiò un forte temporale. Sophie stava aspettando il ritorno del padre, quando un rumore di galoppo la fece sobbalzare. In quell'istante sopraggiunse il cavallo di Maurice, che trainava il calesse ancora carico di invenzioni. «Dov'è papà? Gli è successo qualcosa?» gridò la ragazza preoccupata, correndogli incontro. «Portami da lui!» Incurante della pioggia battente, Sophie saltò in sella, lasciando che il fedele cavallo la conducesse lontano dal villaggio e attraverso il bosco misterioso. Poco dopo, i due giunsero davanti allo spaventoso castello. Notando le rose, la ragazza capì che Maurice doveva trovarsi proprio lì. Così, con grande coraggio, si addentrò nel giardino silenzioso. Dopo aver attraversato il giardino, chiamando invano il padre, Sofia arrivò al portone d'ingresso e lo spinse con forza, entrando così in un enorme salone semibuio. «C'è qualcuno?» chiese, guardandosi intorno. In risposta sentì solo un fruscio e si trovò davanti un'enorme spaventosa bestia vestita di tutto punto, che la fissava con curiosità. «Che spavento!» Chi sei? Dov'è mio padre? Domandò Sophie con voce tremante. Sono il proprietario del castello. Tuo padre ha rubato le mie rose e io l'ho fatto prigioniero, rispose la bestia. Lo libererò solo se tu resterai qui al posto suo, per sempre. Sophie accettò la proposta con coraggio, ma chiese di vedere Maurice per abbracciarlo un'ultima volta. Sofia era preoccupata e si chiedeva che cosa l'aspettasse, ma quella sera il padrone del castello la stupì, dimostrando di avere un animo gentile, nonostante il suo aspetto burbero e spaventoso. Infatti, non solo la fece accomodare nella stanza più bella del castello, ma le offrì persino una rosa, chiedendole perdono per come aveva trattato Maurice.
I giorni passarono veloci e la bestia continuò a comportarsi con gentilezza, dimostrandosi anche un po' maldestra e buffa. Sophie non si sentiva affatto trattata come una prigioniera e cominciò a provare simpatia per quella creatura, che le aveva donato abiti da vera principessa e la invitava a prendere il tè tutti i pomeriggi. Fra i due nacque una bella amicizia. E Sophie capì che forse la bestia si era comportata male solo perché si sentiva molto sola e aveva bisogno di compagnia. Allo stesso tempo, la ragazza sentiva molto la mancanza del padre e la bestia lo intuì. Questo ti aiuterà a vedere che cosa accade a casa tua, le disse un giorno donandole uno specchio magico. Sophie rimase colpita dalla sensibilità della bestia e chiese allo specchio di mostrarle Maurice per sapere come stava. Purtroppo l'immagine che vide non la rincuorò. L'uomo giaceva a letto, malato e aveva l'aria triste e stanca. Ha bisogno di me, non posso lasciarlo solo, disse Sophie tra le lacrime. La bestia, a malincuore, le diede il permesso di andare. Porta con te lo specchio magico, così potrai vedermi e non mi dimenticherai, disse la bestia, guardando Sophie con occhi pieni di tristezza. Non ti dimenticherò affatto, promise lei. Anzi, tornerò presto. Così dicendo, montò a cavallo e partì al galoppo, sicura che quel nuovo amico così speciale le sarebbe mancato tanto. Dopo un rapido viaggio, Sophie giunse finalmente a casa, dove trovò il padre che giaceva a letto febbricitante. Papà, sono tornata! Esclamò lei abbracciandolo forte. Sentendo la sua voce, Maurice aprì subito gli occhi e sorrise. Ora che sei qui mi sento già meglio, sussurrò, stringendole la mano. Come hai fatto a fuggire da quella bestia crudele? Sophie spiegò a Maurice che la bestia in realtà aveva un cuore grande, poi promise di restargli accanto e, giorno dopo giorno, l'uomo cominciò a sentirsi sempre meglio. Sono così felice che tu sia tornata. Continuava a ripeterle e anche lei pensava lo stesso, fino a quando, durante la passeggiata, notò alcune rose esposte nel chiosco del florista. Il profumo delle rose riportò alla mente di Sophie le giornate trascorse in castello. Chissà come sta la bestia, pensò, guardando lo specchio magico, ma anche questa volta l'immagine che apparve la turbò. La bestia infatti sembrava triste e malinconica. Vedendola in quello stato, la ragazza sentì un vuoto al cuore e decise di tornare subito da lei. Poco dopo Sophie entrò nel salone del castello, sorprendendo la bestia che non credette ai suoi occhi. Davvero sei tornata da me? Io pensavo che nessuno mi volesse, sussurrò. La ragazza sorrise dolcemente. Invece io te ne voglio tantissimo e resterò per sempre con te, disse. In quell'istante accade qualcosa di straordinario. Una luce abbagliante riempì la sala, circondando la bestia. Sophie fece un passo indietro, riparandosi gli occhi con il braccio, e quando finalmente riuscì a riaprirli, restò a bocca aperta. La bestia si era trasformata in lui, un bellissimo principe dal sorriso smagliante. Hai spezzato l'incantesimo, spiegò ancora incredulo. Tanto tempo fa io avevo queste sembianze, ma ero arrogante ed egoista. Così una strega mi punì, trasformandomi nella creatura spaventosa che hai conosciuto. Solo l'amore sincero di una fanciulla poteva farmi tornare com'ero, e tu mi hai salvato. Sophie non era mai stata così felice. Il suo coraggio e la sua sensibilità l'avevano aiutata
a guardare oltre le apparenze e a trovare l'amore della sua vita. Lui, dal canto suo, non aveva occhi che per lei e le chiese subito di sposarlo. Da quel magico giorno i due vissero per sempre felici e contenti al castello, in compagnia di Maurice e delle sue straordinarie invenzioni. Vi è piaciuta? Ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra storia. Ciao ciao!